Benvenuti da Mac21, questo è un video di istruzioni per gli utenti che hanno acquistato un corso e devono estrarre i file che sono stati compressi attraverso ad esempio WinRAR. Consiglio sempre di utilizzare WinRAR perché i corsi sono stati scomposti durante la loro creazione, quindi se visualizziamo i dettagli possiamo vedere la dimensione di questi file che sono stati scomposti durante la loro creazione per motivi di spazio sui server. Il mio consiglio è utilizzare sempre WinRAR, si può reperire al sito di riferimento all'interno del download, ci sono le varie versioni, quelle più aggiornate. Nelle versioni più aggiornate è possibile, durante poi l'estrazione, avere la possibilità di estrarre molto velocemente gli archivi senza selezionarli uno a uno. Quindi significa che una volta che io ho fatto il download dei miei file, seleziono il primo file, tasto destro del mouse, estrai qui. Con estrai qui, lui in modo automatico, durante l'estrazione, farà l'estrazione e poi andrà a agganciare tutti gli altri file. Adesso sta agganciando il 4. Poi di conseguenza andrà a agganciare il 5, il 6 e farà tutta la sua routine in relazione a dei file che sono stati creati da WinRAR senza dover selezionare a uno a uno il file. Vecchie versioni di WinRAR, una volta che viene fatto partire il play con un doppio tasto, vi costringono, una volta che è, diciamo, estratta la prima parte, a selezionare la seconda manualmente, la terza e la quarta. Non bisogna fare l'estrazione in questo modo, quindi selezionarli tutti e fare un doppio clic, perché non è questo il procedimento corretto. L'estrazione va eseguita partendo dal primo archivio, quindi dalla parte 1. Fatto questo, avrò i miei file, che sono questi file di sistema, dove abbiamo il nostro video player che con un doppio clic parte e ci darà la possibilità di inserire una chiave. Per motivi di protezione durante la registrazione, se io adesso lo faccio partire, il mio software di audio-video registrazione non mi permetterà di farvi vedere quello che accade, quindi vi ho preparato una schermata. La schermata è semplicemente quello che verrà proposto durante l'inserimento della chiave. Avrete una schermata di questo tipo in lingua italiana, perché la lingua si può impostare direttamente da questa locazione. Si risponde di sì per l'attivazione di alcuni driver, si inserisce la chiave che avete ricevuto e si imposta next o procedi e si aspetta un attimo perché il player poi deve caricare gli archivi che sono questi inseriti direttamente all'interno del resource data. In relazione al tipo di corso che avete acquisito, ci possono essere degli archivi più pesanti, quindi può esserci un resource 0, 1, 2, 3, 4. È importante che durante l'estrazione WinRAR ricostruisca correttamente tutti gli archivi che sono presenti. Io vi ringrazio e vi saluto. Salutiamo Mac21.